Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di un argomento che mi sta veramente tanto a cuore, e l'argomento è il retro gaming. E per fare questo lo faremo in compagnia di lei, la console della Ambernic RG353V. Lei è una piccola console con l'aspetto estetico di un Game Boy, come vedremo tra poco, ma che ha dalla sua moltissimi aspetti positivi, perché è davvero molto completa. Ma prima di parlare di lei, delle sue caratteristiche, di vederla in funzione, perché lo so che quello che volete vederla funzionare con i giochi arcade di quando andavate a giocare nelle sale giochi, direi di guardare cosa troviamo nella confezione quando ci arriva a casa. Abbiamo un cavetto USB Type-C USB, abbiamo un vetro protettivo da applicare a quello che è il display della console con le salviettine per andare a pulire la superficie prima che andiamo ad applicare il vetro protettivo. Dopodiché abbiamo un manuale in lingua cinese ed inglese, è molto utile perché ci spiega tutti i funzionamenti sia dei tasti che di quello che sono le combinazioni di tasti per uscire dai vari menu e dai vari emulatori, quindi davvero molto utile. Infine troviamo lei, la piccola console Ambernic RG353V. Praticamente una console con l'aspetto di un Game Boy, ma con le prestazioni, ragazzi, davvero incredibili e super completa, come vedremo tra poco, in tutto. Ed ecco qua la nostra piccola console dell'Ambernic RG353V. Lei, come abbiamo visto, è una console con l'aspetto estetico del vecchio Game Boy, ma con le prestazioni, le performance, ma soprattutto anche la parte hardware di un prodotto ovviamente del 2023. Di questo prodotto vi lascio il link qua sotto in descrizione, mentre per quanto riguarda il prezzo lo vedremo più avanti nel video, perché di lei c'è tante possibilità d'acquisto, quindi ne parleremo dopo, una volta che avremo capito cosa è in grado e cosa ci dà questa console, e vedremo le varie possibilità per poterla acquistare. Allora, nella mia versione, che secondo me è bellissima perché è un grigio nero trasparente ed è fantastico dal punto di vista visivo vedere all'interno tutti i componenti, ed è già super completa per quanto riguarda tutti gli aspetti di connessione che ha questa console, perché partiamo sotto da una presa USB Type-C per la ricarica, poi ci spostiamo sul fianco dove abbiamo due slot per le schede SD, e dopo vedremo perché ci sono due slot per le schede SD. Poi abbiamo tasto reset, tasto d'accensione che serve poi per mettere anche in stand by la console. Abbiamo sotto le quattro levette R1, R2, L2, L1. Dopodiché da questa parte abbiamo il tasto per abbassare ed alzare il volume, mentre sopra abbiamo sia l'uscita per le cuffie, abbiamo un'uscita mini HDMI che serve per collegare la console ad un monitor o a un televisore, come vedremo dopo, e poi abbiamo un'altra presa Type-C, però questa è una presa Type-C OTG. Cosa vuol dire OTG? Che ci permette di andare a collegare a questa console anche un joypad esterno con un cavo OTG, però c'è anche la possibilità di collegargli un joypad esterno tramite il Bluetooth, perché lei a livello di connessioni, come abbiamo detto, è super completa, ha il Bluetooth 4.2, dopodiché ha la connessione Wi-Fi, quindi è possibile collegarla ad internet, ed utilizza sia la rete 2.4 che 5 GHz, quelle che vengono date dal nostro router di casa. Dopodiché abbiamo un display che secondo me è tanta roba, perché è un display che ci permette di giocare ai giochi arcade, retro gaming, in maniera spettacolare. È un display IPS con risoluzione 640x480, ma che ha dalla sua la possibilità di avere un angolo di visuale incredibile, cioè questo vuol dire avere una retroilluminazione pazzesca, ed è veramente uno dei punti di forza insieme a tutte le connessioni di questa piccola console di casa Ambernic. Ovviamente giocare su un display 4 terzi 640x480 per il retro game è sicuramente tanta roba, perché si ha un rapporto di 1-1 con i giochi che giochevamo nella nostra sala giochi preferita. Dopodiché, per quanto riguarda sulla parte frontale, sotto il display abbiamo la classica croce per muoverci o giocare, abbiamo un piccolo tasto centrale nero che ci farà tornare al menu di retro
RetroArch, dove potremo andare a configurare tutti gli emulatori. Dopodiché abbiamo i classici tasti A, B, Y, X, un tasto Start, un tasto Select e due classici joypad che diventano anche due tasti. Quindi avete capito quanto è completa sotto tutti questi aspetti. Adesso andiamo a parlare di quello che è il suo hardware, perché comunque è importante nelle console retro gaming avere prestazioni che ci permettono di far girare in maniera fluida gli emulatori. Per quanto riguarda l'hardware, lei monta un processore quad core 64 bit della Cortex da 1,8 GHz, ha 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB. E per quanto riguarda le batterie, monta una batteria da 3200 mAh. Queste sono, diciamo, le sue caratteristiche hardware principali. Mentre per quanto riguarda il software, abbiamo doppio software, almeno nella versione V, che è la versione più completa, sì, perché Ambernic produce due versioni, la versione 353V e 353VS. Paradossalmente la VS è quella, diciamo, più light, è quella meno performante. La versione V, che è questa, quindi senza la S, è la versione più performante. Cosa cambia a livello di performance, oltre che al prezzo? Ovviamente che in questa versione senza la S, dove abbiamo più performance, abbiamo 2 giga di RAM, mentre nella versione S abbiamo solo 1 giga di RAM. In questa versione V abbiamo il display che diventa touch, mentre nella versione S non è touch. Ma quando questa console diventa touch? Quando la utilizzeremo con Android. Quando non utilizzeremo il sistema Linux, che è il classico sistema Ambernic per il retro gaming, potremo utilizzare, andando a rimuovere la SIM che abbiamo da questa parte, quella superiore, quindi non andrà a caricare il sistema Linux, ma partirà con la modalità Android che è installata nelle 32 giga di memoria fissa che c'è all'interno della console. Avremo sì Android con gli emulatori, quindi potremo far partire anche da lì gli emulatori, però sono ovviamente emulatori sparsi per la schermata Android, quindi avremo un front-end diverso rispetto a quello che abbiamo in Linux, dove io vi consiglio di utilizzare gli emulatori, però abbiamo la possibilità di utilizzare Android magari per altre cose. Però non mi spiego il perché Ambernic non abbia installato nel sistema Android 11 il Play Store. Allora, se non lo installasse mai, allora potevo pensare che ci fosse un problema burocratico dietro per pagare licenze, cose del genere. Ma siccome che in altre console Ambernic, come vedremo poi prossimamente, altri prodotti su questo appunto tipologia di argomenti, in altri prodotti abbiamo il Play Store. Quindi non capisco, però sono tutte, diciamo, quelle situazioni alla cinese dove spesso e volentieri non c'è delle spiegazioni vere. Loro sono così, sono confusionari sempre quando producono cose, ne producono tante, ma spesso si perdono in cose senza senso, ma questo è un altro argomento, è una mia opinione. Quindi in questa versione 353V più performante rispetto alla versione VS abbiamo 2 giga di RAM, un display che è touch in modalità Android e Android 11 preinstallato, con la possibilità ovviamente di switchare e di utilizzare il classico Linux, che ovviamente è quello che vi consiglio di utilizzare. Questa piccola console, come abbiamo detto, dal punto di vista per quanto riguarda giocare a retro gaming, è fantastica. Per farla partire ovviamente terremo premuto il tasto laterale in alto a destra, dopodiché ci troveremo catapultati direttamente nel front end creato da Ambernic, che poi è un Batosera rivisto da Ambernic e personalizzato da Ambernic. Vedete che abbiamo subito in questo caso un emulatore Nintendo 64. Ovviamente facendoli scorrere potete vedere quanti emulatori sono disponibili per questa piccola console. L'interfaccia secondo me è davvero semplice, bella, intuitiva, pulita, e nella schermata di ogni emulatore, come vedete, abbiamo il numero di giochi disponibili per quell'emulatore. Vedete qua abbiamo PSP 114 giochi, All Game 34.358 giochi, quindi tutti i giochi installati in questa versione, perché questa è la versione con una micro SD da 256 GB. Questo è un altro
aspetto per quanto riguarda il prezzo, oltre alle versioni V e S, c'è la possibilità durante l'acquisto di acquistare la versione con SD, senza SD o con una SD da 256 o una SD da 64 giga. Questa è la versione da 256 giga, quindi strapiena di giochi, perché capite che 256 giga sono tanta roba, e quindi io quella che vi consiglio, ovviamente, se non volete avere problemi di spazio nel caso vogliate aggiungere altri giochi, perché come sapete aggiungere altre ROM a quello che è la console retro game è davvero molto molto semplice. Quindi già qua ne avete tantissimi e poi li potete aggiungere tranquillamente cercando su Google, vi saltano fuori veramente tantissimi siti con questa tipologia di file da scaricare, e in un attimo, in base alla versione di file per quello che è la console che volete emulare, li andrete a scaricare. Una volta che avete selezionato la console che volete riprodurre, basterà cliccare su A ed ecco che avete la lista con tutti i giochi di quella console. La cosa brutta è che Ambernic non di tutti i giochi va a mettere la locandina laterale, quindi questa è una cosa che mi dispiace, ma è una cosa che Ambernic fa spesso. Magari scorrete, a un certo punto vedete non ci sono più locandine, tende sempre a mettere le locandine solo nei primi giochi, poi spariscono e non ci sono più. Questa è una cosa veramente che non capisco, perché Ambernic continua a fare questa cosa. Per un'azienda che produce solo console retro gaming mi aspetterei qualcosa in più anche sotto questi piccoli dettagli, perché comunque, come vi dicevo, sono quelle cose alla cinese che non riesco a spiegarmi, perché cosa gli costa mettere le locandine, anche perché una volta che le ha messe le ha per tutte le console di sua produzione. Lei produce solo queste, fa solo questo, produce console, quindi metticele le locandine a tutti i giochi, poi ce le hai per sempre. No, solo nei primi magari 10, 20, 5, dipende dalla console, poi non ci sono più. Vabbè, comunque questo ovviamente non limita il gioco e l'utilizzo della console. Con i tasti R1 L1 potremo scorrere di 11 titoli alla volta in avanti o indietro. Ovviamente c'è la possibilità di andare a salvare i nostri giochi preferiti in una scorciatoia di preferiti. Cliccando su X, vedete, andate a fare aggiungi a preferiti e potrò aggiungere il gioco in una lista preferita, quindi molto più rapida a cui accedere. Intanto vi faccio vedere quanti emulatori sono disponibili in questa console. State vedendo, cioè dal Super Nintendo a Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Open World, Sega Master System, Mega Drive, Mega Gear, Dreamcast, Neo Geo, Neo Geo Pocket, PlayStation. Sì, perché questa console è in grado di riprodurre in maniera ottimale, direi, fino alla PlayStation 1. Fino alla PlayStation 1 riesce a far girare praticamente tutto. Della PlayStation 1 in questo momento abbiamo 171 giochi installati nella SD da 256 giga, ma come vi ho detto è possibile ampliarli anche per la PlayStation portatile, PSP, davvero tanta roba. Riprodurre anche i giochi di combattimento, potreste avere qualche piccolo rallentamento per quanto riguarda il video iniziale, appunto quello che è l'intro del gioco, ma poi durante il gioco direi tanta tanta roba. Gli FPS comunque stanno tra i 25 e 30 FPS nei giochi pesanti, quindi parlo di PSP, PlayStation 1, mentre ovviamente quando si va su console più datate lì funziona tutto benissimo. Anche per quanto riguarda il Game Boy, riprodurre sullo schermo 4 terzi è sicuramente tanta roba, perché si ha veramente quello che erano quei Game Boy. Mentre si hanno delle difficoltà in più per il Game Boy 3DS, perché? Perché il Game Boy 3DS aveva due schermi, quindi andare a riprodurre le due schermate in un display 4 terzi non è sicuramente il massimo. Ovviamente per avere la massima resa in quel caso sarebbe meglio un display 16 noni, perché sarebbe più facile inserire due diciamo monitor all'interno del display 16 noni. In un 4 terzi questo è un po' più difficoltoso, quindi la resa non è massima, però col 4 terzi si ha il rapporto 1:1 che con tutti gli altri giochi arcade e soprattutto delle console di vecchissima generazione è tanta tanta roba, perché si ha proprio l'aspetto grafico e l'impatto visivo che avevamo noi quando andavamo a giocare nelle sale giochi o che giocavamo alle nostre console a casa nei tempi che ormai sono passati da un bel po'. Come vi dicevo, è possibile giocare a questa piccolissima console anche in un monitor, basterà collegare un cavo mini HDMI alla console.
console, dall'altra parte ovviamente avremo HDMI al monitor o alla televisione. Per vederla nella televisione dovremo riavviare la console o averla già spenta e quindi accenderla con il cavo collegato. Basterà premere il tasto di riavvio laterale, la console si andrà a riavviare e anziché trasmettere nel piccolo monitor vedete che l'immagine è arrivata nel monitor grande o anche in un televisore, potrete decidere voi. Ovviamente quello che è il menu Unburning lo potremmo gestire tutto attraverso i tasti della console, o se proprio volessimo potremmo collegare un joypad Bluetooth alla console o attraverso il cavo OTG che abbiamo qua sopra. Adesso vi faccio partire un gioco giusto per farvi vedere comunque anche la resa nel monitor, quindi potremo andare nei preferiti, quindi so già almeno cosa magari farvi vedere. Ecco qua, comunque vedete che la resa d'impatto grafico è davvero tanta roba. Potremmo far partire un Sonic del Mega Drive, quindi una console molto molto datata. E vedete che tramite i controlli della console posso tranquillamente giocare e utilizzare la console però in un display molto molto grande, tutto questo ovviamente senza sacrificare nulla di quello che è la resa grafica, perché abbiamo comunque un display 4 terzi all'interno ovviamente di un monitor 16 noni. Tutto il discorso dei bordi neri, che ovviamente è giusto avere per avere quello che è il rapporto 1:1, è sicuramente tanta roba. Quindi direi davvero molto interessante e utile questo discorso del collegamento HDMI ad un monitor. Come avete visto, questa console è davvero incredibile, cioè credo che non gli manchi niente per essere super completa. Ha ovviamente dei piccoli difettini che diciamo io avrei evitato se fossi stato diciamo Unburning, soprattutto per rendere questa console perfetta. Uno, va bene il sistema Android, anche se ovviamente su un display 4 terzi non mi permette di giocare ai giochi Android, perché comunque con questa risoluzione 640x480 4 terzi i giochi Android probabilmente non girano, però posso far partire gli emulatori da Android, anche se io vi consiglio sempre di utilizzare Linux per gli emulatori, perché utilizza meno risorse hardware della console, quindi tutto gira meglio, perché Android è già pesante di suo, quindi far girare già il sistema operativo Android e le console fanno fatica, perché comunque come sapete abbiamo bisogno veramente di tanta RAM. Qua abbiamo 2 giga di RAM, ma sono proprio pochi per il sistema Android. Come sapete anche nei telefoni Android ha bisogno di tantissima RAM per girare in maniera impeccabile. Questa piccola console, come vi ho detto, è disponibile in tante versioni, quindi questo era il discorso iniziale per arrivare a questo punto che è il prezzo. Allora, queste console nella versione questa, che è la versione top, questa è il massimo che potete acquistare, quella che ho in mano io in questo momento, vi lascio qua sotto il link in descrizione, è la 353V. Cosa vuol dire 353V? È la versione top per quanto riguarda l'hardware, per quanto riguarda il software, perché abbiamo doppio software Android e Linux, e in più abbiamo il display touch quando siamo in modalità Android. E poi in questa versione top abbiamo questa micro SD da 256 giga, quindi 256 giga già piena e completa di giochi, e come avete visto durante il video parliamo di quasi 35.000 giochi, quindi avete capito. O altrimenti potrete scegliere la versione con la micro SD da 64 giga, quindi con meno giochi ovviamente perché c'è meno spazio, o la versione senza micro SD, quindi ci dovrete mettere voi una micro SD con i giochi. Ovviamente queste scelte andranno a farvi risparmiare qualcosa sicuramente, perché comunque c'è il costo della micro SD, che una micro SD da 256 giga comunque costa sempre intorno ai 20 euro su Amazon, e in più avete tutto già pronto, quindi non dovete pensare a creare quello che è l'aspetto delle cartelle con all'interno tutti i giochi, quindi qua veramente tutto già pronto. Dovrete solo pensare se scegliere secondo me la versione 64 o 256, ma il mio parere, la mia opinione, il mio consiglio è 256 giga, perché comunque tipo i giochi PS1 potrete aggiungergliene degli altri, perché qua ne abbiamo mi sembra 117, potrete aggiungerne altri e altri se avete una micro SD da 256. Se avete una micro SD già risicata,
Non potrete aggiungere così tante, perché comunque stiamo parlando di giochi che iniziano già a essere un po' importanti per quanto riguarda il peso e le dimensioni a livello di megabyte. Quindi il mio consiglio è questa versione. Spendete magari quei 10-20 euro in più, ma prendete la versione V, quella top, perché comunque anche se il sistema operativo Android non lo utilizzate, l'avete, avete un display touch, comunque avete delle cose in più. Quello è fuori discussione. Avete 2 giga di RAM, che secondo me anche per Linux avere 2 giga di RAM, anche se con 1 giga gira già bene Linux, è sempre un qualcosa in più. E poi sicuramente la versione con la micro SD. E come avrete capito bene adesso, è stato questo il motivo per cui non vi ho detto il prezzo all'inizio, perché in questo discorso Ambernic ha fatto secondo me scelte giuste, perché ha dato tanta possibilità di spaziare al cliente nella scelta d'acquisto, però è anche diventato un mondo più complicato nella scelta d'acquisto, perché quando hai tante opportunità tutto è un pochino più complicato. E poi secondo me lei ha fatto sì la scelta giusta di creare anche 2 versioni di console, una versione più performante, questa, la V, e poi creare una versione VS meno performante, quindi che costa un po' meno, però secondo me ha sbagliato il nome. Questa si sarebbe dovuta chiamare VS e quell'altra V, perché S nei prodotti tecnologici e non solo, anche in altri prodotti, in altri campi, nei motori, cioè in altre situazioni, l'S sta per qualcosa di più sportivo, qualcosa di più aggressivo, qualcosa di migliore. Qua invece no, qua al contrario. E sono sempre quelle scelte alla cinese che io non capisco, come il discorso del Play Store che facevamo prima, in alcune console della stessa marca sì, in altre no. Boh, misteri, misteri cinesi. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato questa piccola console di casa Ambernic, la 353V, vi sia piaciuto. Spero di avervi riportato indietro nel tempo. Se volete ritornare indietro anche in maniera mentale e pratica, anche se non magari in aspetto fisico, la dovete acquistare, perché veramente è un salto all'indietro. Poi è talmente semplice usarla che è quello il bello. E col front-end di casa Ambernic è davvero semplice utilizzarla. Peccato ovviamente sempre per queste cacchie di locandine che mancano dal 15° gioco, dal 10° gioco in poi. Questo è veramente un'altra pecca, che sono quelle piccole cose che avrebbero reso questa console strepitosa, perché anche il prezzo secondo me qua è tanta tanta roba. Comunque qua sotto il link con i coupon sconto per poterla acquistare, dove potrete abbassare il prezzo. Lei è 136 euro a prezzo pieno, questa versione top, 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 e poi potrete scendere con il coupon sconto. E se questo argomento è un argomento che vi interessa, lo trovate interessante, continuate a seguirmi, perché sono in arrivo altri video inerenti al mondo arcade e retro gaming. E se questo mio video, non so quante volte ho detto video, tante, vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler anche di loro, tantissimi spoiler erano arrivati, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutto quello che è il mondo tecnologico. Anche di lei ovviamente qua sotto troverete il coupon sconto, ma anche nel mio canale Telegram Offerte continuerete a vedere le offerte che pubblicherò anche riguardante queste console. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.